Nina Zilli dal 14 ottobre in tour, le date e le info sui biglietti. L'ultimo album di Nina Zilli si chiama Modern Art ed è uscito il 1° grado settembre. Dal 14 ottobre la cantante sarà in tour, dove canterà i suoi maggiori successi e i brani tratti dall'ultimo disco, che lei stessa ha definito sessantottino, rivoltoso e pacifista allo stesso tempo, con un animo fricchettone. La data zero di Crema e poi via alla tournée. Il 13 ottobre l'artista piacentina farà una data zero al Teatro San Domenico di Crema e dal 14 invece prenderà il via il Modern Art Tour 2017, nei principali club italiani. Il 14 Nina sarà al Vidia Club di Cesena, il 18 ottobre all'Alcatraz di Milano, il 19 ottobre all'Hiroshima Mon Amour di Torino, il 27 ottobre al New Age di Roncade, TV, il 3 novembre la cantante farà tappa a Firenze, al Viper Club, il 4 novembre a Roma, all'Atlantico, l'11 novembre al Fenomenon di Fontaneto d'Agogna, No, il 17 novembre al Vox di Nonantola, Mo, il 18 novembre al Latte Più di Brescia, il 24 novembre alla Casa della Musica di Napoli, il 25 novembre a Maglie, Le, alle Industrie Musicali. Il tour si concluderà il 26 novembre al Demode di Modugno, in provincia di Bari. I biglietti sono già in vendita dal 4 settembre, è possibile acquistarli attraverso il circuito Ticketone e sui canali di prevendita abituali. Suo uno dei tormentoni dell'estate 2017. Prima dell'uscita dell'album, Nina Zilli è stata una delle protagoniste della stagione estiva con il singolo Mi hai fatto fare tardi, nata dalla collaborazione con Calcutta, Tommaso Paradiso dei Te Giornalisti e Dario Faini. Il brano è ironico ed è stato accompagnato da un video altrettanto spensierato e divertente. Il testo parla d'amore in maniera leggera, quanto mi hai fatto fare tardi se l'amore è una partita noi siamo rimasti sopra gli spalti. Quanto mi hai fatto fare tardi per vedere l'alba poi neanche mi guardi. Il singolo era stato anticipato attraverso i social di Nina Zilli da diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, ma anche dello sport, Fedez, Fiorello, Claudio Bisio, Valentino Rossi e Fiorella Mannoia, tra gli altri. Il precedente lavoro discografico della bella cantante piacentina, il cui vero nome è Maria Chiara Fraschetta, risale al 2015, Frasi e Fumo. Nina si divide tra la musica e la TV, le ultime trasmissioni in cui l'abbiamo potuta ammirare in veste di showgirl o giudice di talento sono state Sogno e Son Desto a fianco di Massimo Ranieri e Morgan e Italia's Got Talent, in cui fa parte della giuria insieme a Claudio Bisio, Luciana Littizzetto e Frank Matano. Dopo Neffè è arrivato Stefano. Nina Zilli ha avuto un'importante storia d'amore con il cantante Neff all'anagrafe Giovanni Pellino durata circa un anno. Dopo la fine dolorosa della relazione, la cantante ha trovato la serenità con Stefano Mancinelli, giocatore di basket e capitano della Fortitudo. All'inizio, i due hanno cercato di tenere lontano dai riflettori questa storia ma sono stati pizzicati insieme in occasione di una romantica vacanza a Portofino, per cui non hanno potuto più nascondersi.